Introduciamo gli aggettivi della seconda classe, quelli che seguono la terza declinazione, con una storia. La storia del giovanissimo Publio Cornelio Scipione e del suo pedagogus, Livius Andronicus. Uomo di raffinata cultura e poeta, la cui traduzione dell'Odissea in latino segna la nascita della letteratura latina. Ma chi è Publius Cornelius Scipio? È il generale che nel 202 a.C. sconfisse Annibale a Zama, in Africa, ponendo fine alla Seconda Guerra Punica e guadagnandosi meritatamente il cognomen di Africanus, l'Africano. La storia che leggeremo si svolge 30 anni prima. Chi sono i personaggi che incontreremo? Innanzitutto il giovanissimo Publius Cornelius Scipio, in compagnia del fratello minore Lucius Cornelius Scipio. I due Scipioni hanno a disposizione un precettore privato, un pedagogus, Livius Andronicus. Livius viene da Taranto e la sua lingua madre è il greco.